Nel momento del Covid che ancora stiamo attraversando, abbiamo avuto modo di sperimentare concretamente quanto valga la collaborazione tra le istituzioni, ma anche con la società civile. Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani apre così le celebrazioni per il 2 giugno. Questa mattina in piazza Vittorio Veneto a Palermo, dove è stata deposta la tradizionale corona commemorativa al monumento ai caduti. Presenti le autorità civili e militari dell'isola, tra questi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il comandante militare dell'esercito in Sicilia Maurizio Angelo Scardino e per la regione l'assessore al bilancio Gaetano Armao. Ricalcando il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Forlani ha sottolineato quanto la festa della Repubblica sia oggi, come 75 anni fa, segno del rilancio e della rinascita del Paese in un momento in cui il piano vaccinale sta dando i suoi frutti e l'economia può ripartire. Le celebrazioni che si sono svolte in tutte le città dell'isola nel capoluogo si sono poi spostate al Teatro Politeama per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Tra gli insigniti 4 militari siciliani feriti in Afghanistan, medaglie d'onore anche a 8 internati nei lager nazisti. Le cerimonie per il 2 giugno sono partite ieri sera. Palazzo d'Orleana, sede della Presidenza della Regione, si è illuminato con il tricolore. Illuminati anche Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, e Villa Vitacher, sede della Prefettura.